immagini entrate ormai a far parte del costume italico. In questo caso, però, a strisciare i cartellini per i colleghi non sono lavoratori comuni, ma quelli la cui attività salva vite umane. Sono i medici della sanità pubblica. Siamo a Rogliano, Cosenza. 18 le persone tra medici e funzionari ASL destinatari di misure cautelari, registrando circa 725 episodi di assenteismo. Gli assenteisti, comunque, non sono tutti uguali. I più tradizionalisti sfruttano l'orario di lavoro per fare spesa al supermercato. Anche il banco di frutta e verdura è un classico. Un'occhiata al giornale, perché si sa, restare informati è importante. Ma c'è anche chi accompagna i figli a scuola per poi tornare tranquillamente a casa e, udite udite, chi se ne va a giocare alle slot machine. I soldi dei contribuenti finiscono così nelle infernali macchinette. Insomma, doppiamente cretini. I più furbi, si fa per dire, pensano invece ad intascarli. Ma non accontentandosi dei soldi pubblici, una volta strisciato il cartellino, se ne vanno nel proprio studio privato. Probabilmente pensava più ai propri fatti personali che alla funzionalità della struttura sanitaria. E magari nel loro studio privato ci vanno per visitare quei poveri malati che non possono permettersi di aspettare le lunghe file d'attesa della ASL, zavorrata proprio dagli assenteisti.